E l'Unibasket Lanciano a mettere le mani sul derby di vertice coi cugini della Magic Chieti che cadono in terra frentana. Partita intensa e vissuta su ritmi altissimi. Sono stati i padroni di casa a prevalere grazie ad una grande prestazione di Kukinas e Mordini che con 22-20 punti finiscono di diritto in cima alla classifica dei top scorer del match. Straordinaria e calorosa la presenza del pubblico che ha gremito gli spalti del Palasport lancianese. Padroni di casa subito determinati a dare l'impronta alla gara, prendendo subito il vantaggio, aumentando punto su punto lo score col 19-11 con cui si chiude la prima frazione. L'inizio di secondo quarto invece tutto di marca nero-verde alla ricerca della rimonta. Lanciano però reagisce, arriva al massimo vantaggio di più 10. Incredibile il terzo con gli ospiti che rimontano punto su punto, addirittura cogliendo il momentaneo vantaggio sul 43-41. Si lotta su ogni pallone, alla fine sono i ragazzi dell'Unibasket Basket a fissare il punteggio sul 69-55. La partita non regala più emozioni, con l'Unibasket che gestisce con autorevolezza le fasi finali. Le due triple di Italiano servono a Chieti per rendere meno amaro il passivo. Finisce 78-66, con Lanciano che fa sua anche la classica abruzzese del girone di ritorno e continua a navigare solitario in vetta alla classifica. Coach Corà. Prima contro seconda, derby, perché credo che la rivalità sia una rivalità sana, storica, e quindi una partita molto, molto agonistica, molto combattuta, molto meno fluida di altre volte, perché altre volte magari ci si diverte di più a vedere il canestro, a vedere il grande contropiede, il grande passaggio, ma l'occhio attento sicuramente ha visto una partita molto combattuta, con molte situazioni diverse in difesa, e alla fine con qualche vantaggio dalla nostra parte, dato che a loro gli mancava la rotazione, il terzo loro lungo, e probabilmente il giocatore inglese si deve ancora ambientare, quindi no, questi sono problemi di Chieti. Noi abbiamo cercato di fare la nostra partita e credo che abbiamo onorato molto l'impegno. E dopo un primo tempo equilibrato c'è stato un momento di difficoltà del Lanciano a cavallo della pausa lunga, poi la squadra è rientrata con grande forza, aiutata anche da una particolare prolificità di Mordini da tre. Sì, a volte ci si dimentica che ci sono anche gli avversari in campo, quindi loro quando hanno visto la possibilità di rientrare sono arrivati a 4 punti, c'è stato quel canestro di Italiano. Un paio di volte abbiamo regalato noi la palla con qualche leggerezza, sai, lì te la devi giocare. Però insomma no, la partita non era finita alla fine del terzo quarto e alla fine credo che abbiamo fatto delle cose interessanti proprio nell'ultima parte della partita. Lanciano ha meritato, quindi va benissimo così. Peccato perché sul 52-50 è l'inerzia dalla nostra parte, qualche scelta in attacco non proprio corretta contro la loro zona ha un po' ricambiato l'inerzia quando Lanciano ha trovato 3 tiri da 3 punti facili, anche uno da 8 metri con Mordini che hanno un po' cambiato ulteriormente l'inerzia. Però credo che le due squadre abbiano dimostrato che meritano il posto in classifica. Noi siamo lì, adesso sicuramente dovremo conservare il secondo e terzo posto, metteremo tutte le energie per farlo cercando di recuperare giocatori che in questo momento dal punto di vista fisico hanno qualche problemino. Una sfida appunto, come dice lei, che potrebbe anche ripetersi poi nella griglia promozione. Allora potrebbe essere una partita diversa, perché i playoff, come sappiamo, spesso scombinano i valori e le carte in tavola. Sì, se Lanciano arriverà prima, adesso ha la possibilità di arrivare, noi speriamo di arrivare secondi, un eventuale ulteriore incontro va da sé che si tratterebbe di una finale, sarebbe un epilogo straordinario per questo campionato, per le due squadre e per la pallacanestro, credo anche in Abruzzo. Quindi me lo auguro a Lanciano e lo auguro anche a me ovviamente. È chiaro che adesso abbiamo anche 4 partite, dobbiamo, ti ripeto, recuperare qualche giocatore che ha qualche difficoltà, anche con San Benedetto che stasera ha vinto con Fossombrone non avremo Pelliccione e quindi dovremo compattarci serenamente per affrontare la partita di domenica al meglio.